Grazie. Presidente, signor Ministro, la presente interrogazione ha ad oggetto la figura e il ruolo del giudice di pace e in generale della magistratura onoraria. In modo particolare ciò alla luce delle nuove competenze e delle nuove attribuzioni che gli sono state riservate, sia attraverso la recentissima riforma del codice di procedura civile, attraverso l'attribuzione di nuove competenze sia per valore che per materia, sia attraverso la nuova legge sulla sicurezza con l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, quindi di soggiorno e di permanenza illegale nel territorio dello Stato. Quindi nuove competenze, nuove funzioni, conseguentemente una valorizzazione importante di questa parte fondamentale della nostra magistratura, che ha un ruolo fondamentale, direi, per il funzionamento e per l'efficacia e l'efficienza del sistema giustizia nel Paese. Quindi, alla luce di queste nuove competenze, di questo nuovo ruolo, ancor più maggiore, ancor più importante, che gli viene attribuito, noi con la presente interrogazione vogliamo chiedere al Ministro quali iniziative, proprio per far fronte a queste nuove incombenze che ricadranno sulla magistratura onoraria e sui giudici di pace, quali iniziative il Ministro intenderà adottare al fine proprio di consentire a questa parte fondamentale della magistratura di poter esercitare con compiutezza queste attività che sono assolutamente fondamentali per il funzionamento della nostra giustizia. Grazie. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e l'Ovito ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Sì, ringrazio l'onorevole che mi consente anche di precisare che ad esempio al giudice di pace saranno anche rivolti tutti i procedimenti che faranno riferimento anche al nuovo reato di immigrazione clandestina. Il Governo valuta che le recenti nuove disposizioni sul processo civile contenute nella legge 69 del 18 giugno 2009, che sono entrate in vigore il 4 luglio scorso, non creeranno problemi di applicazione. Innanzitutto esse fanno riferimento ai soli giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni sulla motivazione della sentenza, che invece si applicano anche ai giudizi in corso. Ma in tal caso le norme consentendo una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione accelereranno il lavoro del giudice di pace. È previsto un aumento della competenza per valore dei giudici di pace, ma si tratta di una disposizione introdotta principalmente per aggiornare il limite di competenza al deprezzamento del valore della moneta, che è indiscutibilmente avvenuto dal 1995 ad oggi, e tale aumento della competenza per valore non dovrebbe causare degli effetti significativi sul carico di lavoro complessivo dei giudici di pace, né si ritiene che potrà avere un effetto negativo il trasferimento al giudice di pace delle cause relative agli interessi o accessori dal ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali, trattandosi queste di questioni che fanno riferimento a delle semplici variazioni tecniche che non presentano delle particolari complessità giuridiche. Come lei ha ricordato comunque, onorevole, il processo davanti al giudice di pace rispetto al rito ordinario di cognizione davanti al tribunale si caratterizza per maggiore snellezza e semplificazione delle procedure, delle caratteristiche queste che sono state accentuate con la riforma recentemente approvata dal Parlamento e che mira a migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda poi le sue giuste preoccupazioni rispetto alla consistenza del personale amministrativo negli uffici del giudice di pace, l'amministrazione della giustizia fa presente che oltre a quello dei ruoli risultano attualmente in servizio ulteriori 497 unità di personale comunale, comandato ai sensi della legge 468 del 99. Tale personale già opera o operato per almeno 2 anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della legge, continuerà a prestare servizio nella medesima posizione presso l'ufficio del giudice di pace. Sono inoltre presenti anche 76 unità di personale comandate da altre amministrazioni. Si ritiene pertanto che la percentuale complessiva di scopertura dell'organico, pari appena al 2,49%, è inferiore decisamente alla media nazionale relativa a tutti gli uffici giudiziari. Comunque intendo rassicurarle, lei e il suo gruppo, che da tempo sono stati avviati dal Ministro della Giustizia lavori preparatori per una revisione organica della disciplina e delle funzioni della magistratura onoraria, nel chiaro intento di riconoscere la sempre maggiore professionalità di questa importante categoria e di attuare un più razionale impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.